Ebbene, amici fratelli della Congrega, altro video disturbante, altro video da furfante, qual sarei io? Sarei conturbante? No. Sarei un uomo elefante? No. Sono splendido, splendente? No. Sono un uomo deprimente, anche per me stesso, forse sì. Allora, un attimo, mi devo organizzare, video improvvisato. Festa della liberazione. Liberazione da cosa? Parafrasando, no, presidente, di che era Pliskin. La gente italiana, e questa è una requisitoria moralistica o da persona altamente morale nei confronti di persone immorali o umorali i cui umori variano come il tempo atmosferico o amorali, privi di una vera e propria morale, che cercano poi di demoralizzare il prossimo. In maniera non immorale, in maniera consona alla loro forma mentis, che si reputa giusta. Ci vuole un po' di giustizia, di giustezza, no? Ci vuole il commissario Falò che aggiusti le cose e dica la verità. Sfrontatamente sarà deriso in maniera naturalmente strafottente, perché conoscete una derisione che non sia, mi sto ripetendo, derisoria, no, non voglia ridere del prossimo, non voglia riderlo, non voglia umiliarlo, perché poi sbaglia qualche espressione e bisogna invece esprimersi secondo la maniera che più dovrebbe confarsi, che più si confà a questo tipo di società. Ieri sera ho visto per la prima volta in vita mia Stanlio e Ollio, un film molto bello, molto commovente, un biopic sui generis, cari degenerati, ed è la visione di questo regista, appartenente alla sua poetica. Non so, forse vi aspettavate un film diverso, lo trovate su RaiPlay, potete guardarlo gratuitamente. Basta iscriversi utilizzando le credenziali che più vi andranno a genio. Stallone e Oliver Hardy erano dei geniuses, chissà, e questi sono opuses orribili. Può darsi, può darsi. Io non voglio conformarmi, adattarmi a questa società dove tutte le volte mi intristisco, mi malinconisco. È tutto partì molti anni addietro e la gente voleva sempre rifilarmelo nel di dietro. Ma sediamoci, c'è questo Steve Cook, non sapevo che fosse stato con Love, che è stata con tutti. Ecco, con Love dichiarò it was a shame, cioè era uno scemo, no? È stato uno sbaglio, un errore, un peccato. Peccare con lui, perché sarebbe peccaminoso scopare con questo Steve Coogan. Vabbè, Coogan, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Molta gente, soprattutto la generazione dei 90s, andava matta per i Nirvana e li scoprì o riscoprì quando morirono, no? Quando morì il frontman, il leader Kurt Cobain, che stava con Courtney Love, mentre lei si faceva sbattere da Billy Corgan. E queste persone che hanno sempre sognato, sognavano e sognano tuttora di diventare rock star, si proiettavano in una vita losangelina, losangelina. Los Angeles sarà la location, diciamo così, metaforicamente il mio prossimo libro, un libro pornografico, un libro che sarà uno spettro, un fantasma, no? Radiografico di una società andata a puttane. Molta gente pensò di conoscermi, io non conoscevo me stesso, mi sto conoscendo. Piacere di conoscervi, no, non voglio conoscervi e non voglio forse neppure conoscere me stesso e la verità esposta dagli altri, non possono conoscere chi io sia stato, chi sarò, chi sono, forse non sono nessuno.
Los Angeles. Ambrangiolini, si terrà questo concerto del 1° maggio e tutti concerteranno una falsa felicità improntata alla schiavitù, che poi si libera in qualche giorno come questo, per celebrare forse il compleanno di Al Pacino, che è nato oggi. Ok, non si capisce un cazzo di quello che dico, non è giusto. Ambrangiolini, una donna che si è imborghesita come Lucilla Agosti, Radio Capita, queste donne che sono date molto da fare per emanciparsi, cercarono la par condicio o forse ancora combattono all'insegna di un femminismo, un movimento MeToo che mi turba, dobbiamo cercare di essere sinceri. Questa gente e queste donne piene di compagnie o forse accompagnate, accompagnatrici da Gianni Boncompagni che insomma le inserì o loro le inserì. Mi ricordo quei tempi. Questa non è la RAI, questa è casa mia, non è la RAI, tutte queste belle pollastrelle svestite che scosciavano, che alimentavano quelle mie giornate già tristi delle scuole medie quando rincasavo e poi mi masturbavo prima di svolgere i compiti e poi estraniarmi dalla società e immedesimarmi molto in Travis Bickle e osservare, vivere di riflesso da fesso, le vite di liceali minchioni, il liceo Minghetti. Io me ne sono sempre sbattuto di sti coglioni. Ricevetti pure la patente di coniglio. Comunque Ryan Gosling sta girando questo film, ha terminato di girarlo, prossimo mese, no, la prossima settimana uscirà con questo film girato con Emily Blunt, ma una che deve essere un'altra che deve averne girati tanti, ma io so la verità, che commissario sarei. Io indago nelle profondità anche delle mie depressioni. Voglio qui estrinsecare, diciamo, parlando bene, dell'oppio che si confà, ecco, a un linguaggio da scienze delle comunicazioni. Sì. Gente che poi si è laureata, è stata una facoltà. È ancora una facoltà, insomma, in maniera facoltativa scelse questo indirizzo universitario. Questa università fondata o che si fonda su l'istituzione istituita, diciamo così, da Umberto Eco, un altro idiota che ha scritto un buon libro, Il nome della rosa e il resto. Lo possiamo buttare come quasi tutto il cinema di Christopher Nolan. Poi torneremo su Ryan Gosling, the Gay, no? The Fall Guy, vabbè. Emily Blunt, che c'entra Christopher Nolan, Oppenheimer. Christopher Nolan è un fumacchione, lui sì. Si ha guadagnato anche un Oscar immeritato. Viene valorizzato da gente che purtroppo non possiede gli strumenti culturali, intellettuali, per addivenire a una visione giusta, anche di The Prestige, che è un film ingannevole, capzioso, e si inganna lo spettatore alla fine, ma però i pezzi non coincidono, sì, ma non devono coincidere come in Tenet, non è un culo di una di non è la RAI, ma no, no. È una visione da cubista, ci sono le cubiste, è una visione alla, cerchiamo di scandire bene, alla Scandici, è un paese, no? Candischi, insomma, è un po' la Picasso, ma è un cibo del cazzo questo qua. Perché anche rivedendo il tutto, noi, ricordate la frase finale di Michael Caine, dobbiamo essere ingannati, volevamo essere ingannati e continuate a essere ingannati da Christopher Nolan, quell'Albert Einstein che non ci assomiglia per niente, caricaturale, che parla con questo oscarizzato, adesso Robert Downey Jr., per neanche 10 secondi, 3 secondi, ma il tempo
la relatività è tutto relativo, in realtà è stata una conversazione molto lunga e bisogna rivedere il film per rompersi le palle un'altra volta e per sorbirsi questa cagata spaziale come Interstellar. E anche lì non torna niente, cioè il personaggio Cooper, Matthew McConaughey, ritorna e insomma non ha avuto una bella vita. La figlia sì, perché prima era una racchia che probabilmente ascoltava Francesca Michielin, sì. Che vuole il gelato al limone e vuole che il suo ragazzo pianga, proprio una visione veramente orribile della vita e anche del frutto dell'amore. Questa società è frutto di troppe banane, di troppe donne che mangiano la fragola. Abbiamo la storia della volpe e l'uva, abbiamo la vulva, abbiamo quel film Filomena, andiamo a confondere con Filadelfia, Filomena con Steve Coogan, avemmo anche Filomena Maturano, abbiamo Chi ci dà di mano, abbiamo Chi si dà ai lavori manuali, abbiamo quei monaci, amanuensi del nome della rosa, abbiamo gli utensili, tutta questa parte di suppellettili, abbiamo i super idioti, abbiamo qui nel condominio un'opera di derattizzazione, sì, io sono indubbiamente un topo, ma non sono una zoccola. La zoccola è la puttana grossa, diciamo così, volgarmente o metaforicamente, cioè Kurnilov. Detto questo, andiamo avanti. Sono fatto così, sto scoprendo questa verba ironica, tragicomica. La mia vita è indubbiamente una tragedia. 20 anni dopo aver svolto il servizio civile, aver preso la patente, fu ricattato. Hai capito come si sta al mondo? No, non ho capito come si sta al mondo. No, proprio no. Nonostante sia stato martoriato, indagato, perquisito, invogliato ad adattarmi all'idiozia collettiva, alla frivolezza, alla mondanità di questa vostra realtà veramente orribile, orribile, piena di regole. Ecco, io non sono un angioletto, fortunatamente non sono Ambrangiolini. Un passato un po' mi piace, ma neanche tanto, dei brutti piedi. Angelina Jolie, sì, io sono una persona molto esigente. Quindi non sono un feticista, non sono un fetente e odio proprio la puzza dei piedi. Ma come fate a essere sposati? Lavoro, sì, con una moglie con dei piedi, mamma mia, strombati da voi, viene trombata, voi dei tromboni che scoreggiate a letto, ma che schifo, e scoraggiate le persone diverse. Non diverse in senso negativo, ma sono dei diversamente abili, ma sicuramente rispetto a voi, alle vostre abilità e alla vostra mancanza di agilità. Ecco, l'imborghesimento. E poi questo continuo, vostro turbamento. Uno apre Facebook, tutte queste frasi consolatorie e contraddittorie. Aforisma di Charles Bukowski, che serve per appunto a mo' di consolazione per chi non ha neanche i soldi per la colazione e da solo non accoppiato, è meglio che non ha copulato. Questo libro non è stato copiato, non ha copulato, non ha l'eiaculazione con un troione, dicevo, e si dà quindi la masturbazione. Le masturbazioni di un uomo cervellotico, falotico, amletico, fantasmatico, forse enigmatico, commissario, o che indaga sugli enigmi di voi. Voi siete un rebus vivente e ripetete sempre le stesse cose. Ipse dixit, così disse quello, frasi fatte.
vi fa delle donne sfatte, luoghi comuni. Mi sono perso nel discorso, mi sono perso forse anche viaggiando di qua e di là, e ho dovuto usare il GPS. Uomini, contro di me non ce la fate. Vedreste il falotico, non so, a proposito di rockstar, popstar, come Adam Driver di Gucci, imboccato col panzerotto, da questa Lady Gaga, un po' cicciatella, ecco. Io vedo il falotico leccare una bella figa, no, no, un po' di Nutella. Nutella e vivere come cazzo mi pare, continua a vivere così. Per disturbare il nano, piccolo borghese, che poi dà al falò la patente di nano. Veramente, è anche onanista. Ma è una vergogna, veramente. Va messa la gogna. No, deve genuflettersi, deve essere messo a 90, ma per l'amor di Dio. E poi anche quegli anni 90. Certo, uno era adolescente in quel periodo e quindi c'è la magnificazione di quel periodo. In realtà vissuto male. Perché c'erano contrasti generazionali e un brutto rapporto parentale e poi i ricatti genitoriali. Il ragazzo provava a sfuggire dalla realtà volendo agguantare il nirvana o volendo essere Kurt Cobain, che però si è suicidato. Ma non va bene, non va bene. Ecco, quindi, questo non è un video alla Camilo Bene. Queste imitazioni, queste vostre immedesimazioni, ecco, Charles Bukowski, potevo andare a lavorare in fabbrica, ma ho preferito essere uno scrittore e morire di fame. Beh, è un coglione anche lui. E allora l'uomo disoccupato, l'uomo angariato, disadattato, ecco, che si immedesima in Charles Bukowski, ma non vive a Los Angeles, così come visse Charles Bukowski, secondo me, diede dentro anche a Madonna. Sì, perché Madonna stava con Chopin. E lì c'è un ménage à trois. Bukowski disse: io non ho mai pagato una puttana per venire a letto con me. Non avrà pagato una puttana, però sempre puttana. Quasi dice puttana la Madonna. Vabbè, dai. Festa della liberazione. Vediamo, questo è un brutto libro. Ma sicuramente ha scritto un cazzo. Allora, capitolo 2, risvegli a Ferragosto, ma non è il 25 aprile, ma io vado sempre avanti, anzi torniamo indietro, riniziamo, capitolo 2, avete capito qualcosa in questo video, no? È un video da Christopher Nolan, dovete riavvolgere il nastro per non capire un cazzo anche alla fine, e poi comunque si riesce a capire, no? Allora, risvegli a Ferragosto e alle prime luci freddie della Mike Wolfman. Quest'uomo che col plenilunio diventa un licantropo. Poi c'è anche la cosiddetta licantropia clinica, no? Quelle persone che non si trovano con le altre persone, tra virgolette, normali, perché è una società ripiena di animali, allora si danno all'animalità, all'animalismo o all'animismo, no? Ho visto una luce, la luce di Dio, che poi l'animismo non ha niente a che vedere con la religione. Ho ragione? Ci sono queste persone anche laureate, ma la religione però ha delle radici profonde, perché l'uomo primitivo guardò quella luce dal cielo, sì, si chiama animismo, non la religione, ma la coscienza. In questa società non c'è più religione, ecco. Meglio, meglio, basta con queste scuole cattoliche. Sono l'uomo di Talbot. La licantropia clinica, ecco, gli uomini, non riuscendo, gli uomini licantropi, no? Un po' sfigati forse, come Michael J. Fox in Voglia di Vincere, Teen Wolf, no? Non riuscendo a socializzare con i propri coetanei, con gli adulti, che oramai sono sistemati, imborghesiti, appesantiti, rancorosi, imbruttiti, pensano di essere un lupo. Meglio essere delle volpi. Allora, alle prime luci freddie dell'alba scopro l'ardore del mio incendio interiore, no, ad un sospettato incendiario crepuscolo, per forza, crepuscolo, quando c'è? Anche al tramonto, non solo all'alba.
Marmoreo che mi vibra, lo so, ma no. Voi amate, ma esiste ancora il gruppo musicale, le vibrazioni, ma più che altro voi amate il vibratore, e dire che siete sposati con un dottore. Tre civette sul comò che facevano all'amore con la figlia del dottore, il dottore Samarò, Ambarabacci Cicocò. Diciamo che il dottore non si ammalò, il dottore in economia e commercio, no, dottore nel senso di medico, laureato in medicina, che svolge la professione di dottore, medico, non riesce più a medicare gli altri, ma soprattutto se stesso. E allora mendica la compassione altrui perché la moglie va con l'uomo lupo. Allora, nel cuore, intonando poi canzoni d'amore, sì. Vivifiche, vivifiche. Ma poi vogliamo parlare anche di Vasco Rossi, grande rock, ma di che? Angeli, Los Angeles, Roman Polanski, quel videoclip. L'amore, ma. Amore per il vino, per il frizzantino, per la vodka, per l'amaro, per l'amarezza esistenziale, che trova un senso nell'offrire una falsa bellezza, fintamente benefica, a chi purtroppo è borghese e quindi una vita di stress, di ansie, di sofferenze, ma anche di gioie. Il melodramma incarnato da Vasco Rossi, che cerca di consolare se stesso e le persone che si danno a questo folklore. Ci saranno i concerti del 1º maggio Vasco Rossi? Vivifiche, ma comunque, non voglio parlare di quel poeta, no? Pino Daniele, che poeta. Sono alcune canzoni carine, carine. Neo carine, altre, insomma, lì si scade nella volgarità. Si è un po' lasciato andare questo Pino Daniele. Che Dio ti benedica, che fica! Che uomo. E ti dicevo che Massimo Tonisi, grande amico di Pino Daniele. Ecco, perché quel film Angeletti che piangere ha citato i Beatles in Yesterday, invece ha citato una canzone di Pino Daniele, no? Ecco, non lo so. Poteva, ecco, utilizzare un componente di Pino, ecco, pensavo fosse amore invece non calesse. Poi ci sono questi adulti, no? Vedete, si torna sempre al mondo degli animali. Che dico, ma chi fa l'otola? Quello lì è oligofrenico. No, no, no. È uno che se ne frega di mettere il freno e di crescere secondo il vostro volere istradare. In questa falsa, fra l'altro dissestata e dissennata, carreggiata. Se l'ultima ruota del carro, vedi, a te piace il film della Walt Disney, Zanna Gialla, oppure Torna a casa, lessi, io lessi molto, lessi molto. Passate le volte di leggere, siete voi che non sapete leggere le anime degli altri, e credete ancora alla religione che si differenzia dall'animismo, e in maniera animosa criticate anche chi ama i cartoni animati. Su questa stronzata vi lascio, non avete capito un cazzo, rimettete indietro il nastro, riguardate The Prestige, che è un film che fa veramente schifo. Non si possono dire certe cose, non si possono dire, io le dico. A proposito di Sorrentino, fra l'altro ho preso un video sfotò un po' alla Totò di Napoli, anche nei suoi confronti. Avete presente quello lì, no? Innestata la mano di Dio. E allora questo ragazzo che lui deve essere indirizzato, no? Gli piace farla tornare, gli piace quella ragazza lì che recita la parte di Salomè, meglio Wild Salomè, meglio forse Oscar Wilde, Wild Salomè Al Pacino, 25 aprile, Jessica Chastain, vedete, tutto torna, Interstellar,
Beh, la figlia comunque è cresciuta bene, eh? Cioè, dall'essere Francesca Michierino, forse Arisa, poi è diventata Jessica Chastain, beh, che secondo me l'ha data anche dal Pacino per salire un po' di grado, poi è diventata, diciamo, Lauretta, poi è diventata una bigotta, come Ellen Burstyn dell'Esorcista. Una brutta vecchia lì! E il figlio? Figlio chi è? Anche quello lì muta nella forma, no? No, il padre torna. Maron, questa è mia figlia, ma una vecchia! Infatti, viene da piangere, è un film molto commovente. Allora, ecco, ritorniamo a È stata la mano di Dio. Ma non si può fare, dice quel ragazzo, no? È stata la mano di Dio. E lo faccio! Come dice? Giulia! Troppe nuance! Ma come cazzo resto, Giulia! Per tutte questi piccole poche queste mumme balzano, Giulia! Ma non si può fare, lei ha sbottato! Io faccio quel cazzo che papà! Agu! Quindi non dovete rompere i coglioni! Non dovete rompere il cazzo! Ecco, mi sta venendo la bestemmia maledetta. E poi quelli che si danno a rock falsamente satanista, o si danno a Marilyn Manson, anche quello non lo vedo bene. È un ragazzo, un poveretto, ha avuto molti problemi, diciamo, durante l'adolescenza. Gli servirebbe uno psichiatra, più imbecille di lui, che si è laureato, diciamo, con tanto di master, perché non è riuscito a curare le sue problematiche, i suoi conflitti interiori, ha provato a curare gli altri sedandoli o segregandoli o addebitando loro patenti da malati di mente. Questo è proprio il re della malattia mentale. E poi questi cartelloni che compaiono, no? Anche in tangenziale, quasi in tangenziale. La tua salute mentale merita priorità. Ma dove siamo? Messi vivono. Che cos'è questa suggestione, questo bombardamento mediatico? Stai bene? Bravo, così ti voglio. Hai comprato l'ultimo abito di Gucci? No, allora sei un mebetuccio, una femminuccia. Hai guardato Gucci, House of Gucci, lo guarda, una cagata di film, di Ridley Scott. Ma è un film un po' cringe, imbarazzante, no? È molto camp, camp. Io riesco a campare anche da Joker. Che c'è? Non c'è quell'attore Joker, Bill Camp. Quindi, se voglio, torno a giocare a calcio, vado lì, in un bel campo, in un campetto, e campo, campo, prima persona singolare, dal verbo campare, come cazzo voglio. E se mi va stasera ordinerò anche un capare. State buone, saluto al massaggio a monte.